Terra amara, anticipazioni turche, Saniye potrebbe ucciso il padre biologico di Uzum. Nelle prossime puntate di Terra amara, in onda su Canale 5, Saniye potrebbe uccidere un uomo. Precisamente un operaio che lavora nella fattoria della famiglia Yaman. Questa persona, che si chiama Kumali, sarà stranamente troppo vicino alla piccola Uzum e questa cosa non piacerà a Saniye. All'ennesima vicinanza la donna perderà il controllo e colpirà l'uomo alla testa, facendogli perdere i sensi, ma solo dopo Uzum affermerà che l'uomo in realtà è il suo padre biologico. Saniye non passerà un bel periodo e sarà molto nervosa. Questo atteggiamento nascerà dopo aver saputo che Kumali, un lavoratore della fattoria Yaman assunto proprio da Gafur, molto spesso incontra la piccola Uzum. Ha sempre mostrato un certo interesse per la piccola, che ovviamente non è passato inosservato agli occhi della donna. Quest'ultima avrà un'importante conversazione con Suleya, in cui le chiederà il permesso di licenziare Kumali e mandarlo via dalla tenuta, in quanto non le piace l'atteggiamento e la strana vicinanza che ha nei confronti di Uzum. Quando la donna proverà a mandarlo via, però, succederà un imprevisto. Saniye, ormai nuova caposquadra, sarà intenta a licenziarlo, ma Kumali improvvisamente si sentirà male e le implorerà di non esonerarlo dal lavoro. Saniye farà un passo indietro e non lo manderà via, ma l'uomo continuerà a stare accanto alla bambina, addirittura le accarezzerà il viso. Saniye andrà su tutte le furie, prenderà un bastone e colpirà Kumali alla testa, lasciandolo a terra privo di sensi. La donna rimarrà scioccata da ciò che ha fatto, anche perché potrebbe averlo ucciso. Inizierà a piangere e abbraccerà Seozum, anche perché sarà tremendamente spaventata. Tutti gli operai giungeranno nel luogo dell'accaduto e chiederanno a Saniye cosa sia successo. Ma la donna sarà talmente scioccata che non riuscirà a proferire parola. Intanto Kumali sembrerà che non respiri più, sarà veramente morto. Anche Suleya ed Emir correranno in soccorso dell'uomo e si preoccuperanno per le sue condizioni di salute. Nel parapiglia Uzum farà una confessione sconvolgente: Kumali è il suo padre biologico. Saniye e Gafur rimarranno scioccati dalla cosa e non riusciranno a capire come la piccola sia a conoscenza di questa notizia. A ogni modo tutti penseranno solamente a salvare Kumali e Suleya si preoccuperà di farlo trasferire subito in ospedale. La situazione sarà molto critica e l'uomo sembrerà in fin di vita. La circostanza non sarà facile nemmeno per Saniye, visto che potrebbe aver ucciso il padre biologico di sua figlia. Or ce crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, buia, si șoapou, grasul nimeni altul, del vede sau carbo.